Buongiorno a tutti ragazzi, oggi stiamo partendo per un nuovo viaggio. Qui c'è Domenico che è già entrato sul camion. Buongiorno! Si parte? Noi partiamo veloce ora e poi spieghiamo bene durante il viaggio cosa cavolo stiamo andando a fare. Let's go! Allora, man mano che facciamo sto viaggetto, spieghiamo cosa stiamo facendo. Allora, il gommone che ci abbiamo dietro, ci facciamo spiegare da Domenico dove lo dobbiamo portare. Noi stiamo partendo da Fasano, stiamo andando prima di tutto A Santa Caterina Gallipoli. Santa Caterina Gallipoli. Lasciamo il gommone, giusto? A chi è? A un cliente. Dopodiché quello che abbiamo sul camion, sul daily, lo lasciamo a... Brindisi, Candiere Balsamo. al cantiere Balsamo, occhio. Non so se si vede da dietro il gommone. Un po' si vede. Però prima di tutto cosa si fa? Prima di iniziare a lavorare la mattina? Si va al bar. Tutti al bar. Sono le 7:30 circa. Tutto va bene per il momento. Lui è Domenico, a proposito. Buongiorno. Let's go. Si imposta il GPS. Però questi vetri sembrano un po' sporchi, eh. No, sono cacate di piccioni queste, secondo me. Non so se si vedono da qua, sì, si vedono. Fasano, stazione di Fasano. Facciamo strike Attenzione, adesso. qui che c'è. Non so, c'è una folla di gente qua. Gente che va a lavorare stamattina. Anche noi stiamo accompagnando Domenico. E porto tre route, io guido l'Apecar. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Trema un po' tutta. Non so come usciranno ste riprese, però. Per il momento si vede bene. Allora, si esce da Fasano, si va verso Brindisi ora. Quindi è la statale 379 verso Brindisi. Prima stazione di servizio, prima fermata. Ci prendiamo un caffè adesso e ripartiamo. Quanti caffè prenderemo fino a stasera? Una quarantina. Oh, figo come si vede dallo specchietto. Eccoci. Magari poi ci avviciniamo un po' al gommone. Faccio vedere anche il gommoncino.
Andiamo? No. Questo è il gommone che stiamo trasportando. Qui ci sono, come vedete, è sgonfio. Eccolo qua. C'ha un 150 Yamaha 4 tempi, un bestione, il motore. Ma noi ripartiamo perché altrimenti arriviamo in ritardo. Qui abbiamo la roba da lasciare a Brindisi invece. Let's go. Si parte? E si riparte dopo un caffettino, la decima sigaretta di domenico. Niente, allora mancano quanti chilometri? Vabbè che siamo partiti poco fa comunque. 117 chilometri all'arrivo, 1 ora e 19 minuti, dice. Stimati. Ricordiamo che stiamo andando verso Gallipoli. Verso Gallipoli e poi approderemo, abbiamo detto, al paesino, com'è che si chiama? Santa Caterina. A Santa Caterina, vicino Gallipoli? Vicino Gallipoli, ok. Noi continuiamo il nostro viaggio. Il caffè l'abbiamo preso, adesso può darsi che riusciamo a parlare meglio anche qualche volta. Sono tornato alle 2 da lavoro, alle 3 mi sono coricato, alle 6 ero già in piedi per venire qua insieme a Domenico oggi a fare questo piccolo viaggio. Poi magari, se il video piace, in futuro possiamo fare anche insieme, sempre a Domenico, un viaggio più lungo se ci invita. Noi lo ringraziamo oggi che ci ha invitato qua a fare queste riprese, a fare questo video. Per spiegare un po' la vita da camionista e chi intraprende questo mestiere, perché comunque è pericoloso sempre riguardo la strada, giusto? Strada, ma anche il lavoro preoccupa l'Italia questi pezzi poi. Ma anche il lavoro in sé per sé comunque è pericoloso, parcheggio di barche, sono sempre lavori molto pericolosi. Noi salutiamo tutti i lavoratori che tutte le mattine si alzano dal letto per andare al lavoro. Una raccomandazione è stare sempre attenti a tutto, specie alla strada. Let's go. Diciottesima sigaretta? Allora, 17esima sigaretta in un'ora per Domenico, no scherzo, comunque, però ragazzi non fumate prima di tutto. Giusto? Giusto. Allora, come siamo messi a gasolio? Meno di metà. Meno di metà, ce la facciamo ad arrivare a zona Gallipoli? Sì, mancano 90 km. 90 km per arrivare, ma dovremmo fermarci prima? No, scarichiamo e poi facciamo gasolio. Allora, scarichiamo fino al punto di ritrovo dove consegneremo il gommone e poi faremo gasolio. Così dice il capo cabina. Ricordiamo, stiamo viaggiando sempre verso Brindisi, siamo partiti da Fasano. Viaggiamo verso Brindisi in direzione sud Puglia, per chi non lo sapesse, per chi magari ci segue dall'estero. Viaggiamo verso sud, sempre in direzione di, mi sono dimenticato di nuovo come si chiama il paese. Santa Caterina.
Santa Caterina, proteggici. Verso Gallipoli, quindi. Santa Caterina, quindi frazione di Nardò. In questo momento dove ci troviamo? A Apani. Ok, Apani Punta Penne, quindi siamo sotto Brindisi più o meno. Apani Punta Penne. 10 km da Brindisi. A quanti chilometri da Brindisi? 10. Ok. A 10 km da Brindisi, quindi siamo proprio vicini a Brindisi. Ci siamo, qui parlando e scherzando siamo già vicino a Brindisi. Let's go! Anche domenica devi dire, let's go! Let's go! Brindisi, siamo a Brindisi, continuiamo. Che uscita dobbiamo prendere? Uscita Grecia? Eccola qua, uscita. Qua andiamo in Grecia. Ora prendiamo per l'interno. Ah, ok. Quindi continuiamo verso Lecce. Piccolo ingorgo abbiamo trovato qui nella zona Maglie, vicino Lecce. Surbo Maglie, qua dice, che dice? No, che Napoli, Gallipoli. Stava il segnale davanti, da Napoli. Questo è un video da non seguire alla lettera. Comunque, zona Gallipoli. Prendi l'uscita tangenziale ovest verso tangenziale ovest, Gallipoli. Infatti, hai visto? C'ha il GPS, ci ha corretti. Prendi l'uscita tangenziale ovest. Prendi l'uscita tangenziale ovest verso Gallipoli, Galatina, Galateo, Galatina, te li ricordi le Galatine? Buone le Galatine. Ecco lo svincolo, bella strada rifatta recentemente. Quindi ora stiamo andando verso Gallipoli, quindi iniziamo a tagliare la Puglia. Sono le 8.45, a gasolio come stiamo? Continua su SS694. È un quarto di gasolio e si continua. Questa è la radiolina per chiamare gli altri autisti, però a quanto pare non funziona. La vogliamo provare? Breco. Breco? Stai chiamando? Breco, per un controllo, Breco. Vediamo se risponderà mai qualcuno, ma non credo proprio. Abbiamo un'antenna. Attenzione! Qualcuno c'è! Breco, arrivo, sto baracco! Qui magari ci traduce Domenico, perché non si capisce una minchia di quello che si dicono gli autisti, non lo so, parlano in codice. Cioè in pratica cosa stavi dicendo? Chiamata generale. Ah, quindi fai una chiamata generale, il primo che risponde paga il caffè. Qualcuno ha risposto? Ma cosa ha detto? Non si è capito te. Ma non l'ha preso, ma non ha risposto a me. Ha risposto, diciamo, sempre stava in generale. Stava parlando con qualcuno. Ah, stava già parlando con qualcuno. Quindi verso Gallipoli continuiamo il viaggio con Domenico. Oggi, ripetiamo, sono le 8.48. Abbiamo trovato un camioncino con non so, ulivi sono? Adesso. No, non mi pare ulivi. Oh sì. No, non sono ulivi. Non si sa cosa, che alberi sono. Oh, che bello! Abbiamo preso una bella galleria. Questa non l'avevo mai fatta onestamente, questa. Sempre verso Gallipoli. Bella. Mi piace troppo questa.
Domenica c'è il Gran Premio di Monaco. Sei stato tu a Monaco domenica? Sì. A Monaco proprio? Monaco, ma cioè hai percorso quelle strade proprio del proprio circuito? Del circuito, sotto al ponte. La galleria quella sotto al ponte. Quella che arriva alla la chicane poi. Vabbè. È dritta quella, la chicane viene. Viene messa in seguito. Viene messa sul circuito. Si esce dalla galleria, attenzione! Arnesano e Monteroni sulla destra, noi proseguiamo sempre per Gallipoli. Musica! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Allora, piccola sosta adesso. Aspettiamo il padrone della barca che ci sta raggiungendo, quindi ci prendiamo un altro caffè, sono già tre. Brioscina. Buon. Facciamo rifornimento e poi si riparte. Oh, bella giornata oggi per viaggiare, mi sto divertendo onestamente. Tra poco continuiamo il nostro viaggio verso Gallipoli, sempre. Per ricordare, Domenico sta facendo gasolio, il proprietario della barca del gommone ci ha raggiunto, sta facendo anche lui gasolio e si riparte tra pochissimo, ragazzi. Guardate che belli occhiali che mi sono messo. Questi sono i famosi occhiali Roncato che conoscono tutti. Let's go, si parte di nuovo. Allora, stiamo per prendere lo svincolo Galatone, giusto? Giusto. Poi da Galatone subito Santa Caterina. No, Santa Maria al Bagno, Santa Caterina. Quindi Galatone, Santa Maria al Bagno. Aspetta, mi viene da ridere. Santa Maria al Bagno e poi Santa Caterina. Siamo quasi arrivati, una decina di chilometri circa. Eccoci qua. Santa Maria al Bagno, eccola là. Svolta a sinistra e prendi SP90. Continua su SP90 per 3 km. E qua non c'è nessuno. Psst.
happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors come be to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. Oh, qua siamo usciti proprio sul mare, oh, bellissimo. Quasi un'isoletta là. Bellissimo. Qua prima volta. Qui siamo arrivati? Dov'è? 900 metri. 900 metri ci siamo, bellissimo. Un isolotto lì. Bella vista qua. Questo è un paesino turistico pure, o no? Penso di sì. Santa Caterina, giusto? Per non imbrogliarci. Bello. Figo. Figa. Di lusso. E di lustro pure. Veramente il Salento è un posto veramente magnifico. Tra 300 metri prosegui dritto su via Lungomare Verde. Bello scoprire nuove cittadine della propria regione. Della propria regione, tra l'altro. Non esserci mai stati. Il mondo è grande, ma la Puglia lo è di più. Prosegui dritto su via Lungomare Verde. Cioè, la vista da qua è proprio impressionante. Poi c'è un bel lungomare pure, fatto bene. Secondo me qui la gente impazzisce. No? Vabbè, fatto bene non per noi, stiamo facendo una curva un po'. Un po' pericolosa. Occhio a questo paletto qua. Ma saliti un po' sul marciapiede, altrimenti non riusciamo a girare. Devo scendere, dove? Eh? No. Tra 150 metri svolta a sinistra e prendi via Pietro Micca. Ce la fai? Io ti faccio la mano. Ok, siamo passati. Strade un po' strette qui. C'è un'altra macchina parcheggiata che dovrebbe togliersi, altrimenti non riusciamo a girare. Vieni. Va Drezzella. Non
cazzo di spazio? Andiamo, ho preso il volo. Però noi quando venivamo con l'X5 giravamo con... Allora, ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto un intoppo per quanto riguarda scendere dallo scivolo per varare la barca, perché la strada era stretta, l'avete visto anche nei video. Per fortuna abbiamo trovato il signor Marcello, che ci ha dato una mano con la sua macchina a trovare gente così, veramente ci ha dato una grossa mano. Salutiamo Marcello, non sa mai, guarda anche questo video. Marcello di Santa Caterina, grazie mille, ci ha dato una grossa mano oggi. Ci siamo sbrigati, altrimenti non sappiamo come ci saremmo sbrigati oggi. Comunque, sono le 10:41, abbiamo finito, stiamo uscendo da Santa Caterina, andiamo adesso verso Brindisi, giusto? Quindi andiamo verso Brindisi a lasciare altro materiale, non so dove, Domenico. Dove? Dove si lascia? Cantiere Balsamo, Brindisi. È un cantiere a Brindisi, non stiamo lì a dire i nomi perché non facciamo pubblicità a nessuno, a meno che questo video non sarà sponsorizzato in futuro, allora potremo fare dei nomi. Quindi adesso si va verso Brindisi. Let's go, si parte!